Io vado a processo il 17 dicembre per aver difeso i confini europei, non solo italiani. Lo stesso presidente Draghi settimana scorsa si è lamentato che l'Europa non mantiene le promesse fatte. Adesso di parole gli italiani ne hanno le tasche piene, aspettiamo che si passi ai fatti. Abbiamo superato quota 60.000 sbarchi nell'anno del Covid. Se abbiamo a che fare, come i medici ci dicono, con la variante sudafricana, col continente africano a rischio e non vaccinato e continuiamo a far sbarcare centinaia di persone in arrivo da quel continente, non facciamo una cosa intelligente. Sono d'accordo con lui. Però, siccome sta seguendo lui il dossier, chiedete a lui. Passare da 30.000 a 80.000 con milioni di disoccupati, milioni di percettori del reddito di cittadinanza vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, evidentemente. Diciamo che in un momento di difficoltà economica per tante famiglie italiane è bizzarro che occorra triplicare l'ingresso di immigrati che arrivano dall'estero per lavorare. C'è qualcosa che non funziona.